un primo commento sulla cena di ieri sera con i cinesi, questo accordo, che cosa Beh, un accordo che deve essere considerato come logica, abbiamo già detto, bidirezionale. Le rotte della seta non possono essere solo le rotte della Cina verso l'Europa e l'Italia per vendere prodotti, ma di una dimensione bidirezionale in cui anche l'Italia e l'Europa venda prodotti alla Cina, che è un grande mercato. In questa logica vanno interpretati gli accordi, in una logica sia italiana che europea. Questo significa che occorre più Europa. Occorre una posizione dell'Italia in Europa determinante perché siamo la seconda manifattura d'Europa e quindi abbiamo un interesse forte a mercati del mondo senza dare esclusive a nessuno. Nel memorandum ci sono delle cose, come dire, che non riguardano sicuramente le infrastrutture e le tecnologie che difendono il paese, ricordando che le infrastrutture sono una dote patrimoniale del paese su cui dobbiamo, come dire, fare un'operazione strategica e non possiamo svenderla a nessuno. Parliamo di infrastrutture dei nostri territori. Qui i propri territori, le istituzioni, soprattutto gli sindacati, le associazioni di categoria, chiedono che le opere pubbliche si facciano. Qui parliamo di Salerno-Avellino, lo sblocco della metropolitana. Qui è uno specchio del paese, stiamo dicendo da tempo che sbloccare i cantieri, e non serve solo un decreto sblocca cantieri, ci auguriamo che questo decreto però non partorisca un topolino e che sia un'operazione veramente shock per il paese, è determinante. Oggi anche qui si comprende che ci sono risorse già stanziate per opere che possono essere cantierabili immediatamente, l'associazione locale dei costruttori ha fatto un elenco di questo, vale per tutto il paese. Ma significa innanzitutto mettere al centro dell'attenzione del paese due cose: lavoro, occupazione chiaramente e crescita del paese. E nell'interesse del governo, tra l'altro, che ha dichiarato una crescita dell'1%, che ahinoi purtroppo ad oggi non c'è, dato il rallentamento dell'economia globale, e occorrerebbe evitare conflitti all'interno del governo e fare dello sblocca cantieri una grande operazione shock per tutto il paese. Ma il problema non è cominciare dalla TAV, il problema è fare tutte le grandi opere in termini di infrastrutture del paese e metterle insieme. La TAV è un'opera simbolo, chiaramente data la conflittualità interna al governo, la nostra posizione è chiara, è sì TAV, ma il problema non è solo la TAV, il punto è fare le infrastrutture, a maggior ragione il Mezzogiorno. Se vogliamo avere una visione dell'Italia centrale tra Europa e Mediterraneo abbiamo bisogno di una dotazione infrastrutturale all'altezza di questo paese. Il Mezzogiorno diventa centrale all'interno di una grande questione nazionale. La TAV è una delle grandi questioni, ma non è la questione paese.